Sì, l'immagine non è molto egiziana, ma c'è una ragione, penso che lo vedete. Dunque, quando parliamo di metrica, noi parliamo fondamentalmente di isocronia, perché la metrica era argomento di grammatici fino alla prima metà del Novecento ed è diventata argomento scientifico, argomento di ricerca scientifica linguistica negli anni 40 con gli studi di Pike sul ritmo nel parlato. Fondamentalmente negli anni 40 questo studioso e altri come Nespor o Meller si sono chiesti se nelle varie tradizioni metriche delle varie culture letterarie ci fossero delle basi naturali, cioè se la metrica, intesa come arte e come tecnica, avesse basi nel linguaggio naturale. E intuitivamente la risposta è stata abbastanza presto sì. Da qui si è sviluppato appunto, si sono sviluppati appunto gli studi sull'isocronia, cioè questa branca della linguistica sovrasegmentale che studia come il parlante seziona ritmicamente l'enunciato. Questo sezionamento può avvenire in base a uno di tre criteri possibili: l'accento, la sillaba o la mora. Ora, nelle lingue isoaccentuali, come l'inglese, la maggioranza delle lingue germaniche e il russo e altre ancora, la fonte del ritmo è l'accento, inteso come accento di parola o di sintagma, e l'unità di misura dell'enunciato è il piede. Questo termine, preso in prestito dalla terminologia della metrica classica, corrisponde a quella sezione di enunciato che si trova tra un accento e l'altro, che come potete vedere può contenere un numero diverso di sillabe, ma tende ad avere comunque una durata costante. Quindi esistono sillabe lunghe e sillabe brevi, ma la loro lunghezza e brevità è semplicemente determinata dalla posizione dell'accento. Una sillaba lunga è una sillaba accentata, una sillaba breve è una sillaba non accentata. Nelle lingue isosillabiche, come l'italiano, la maggioranza delle lingue neolatine, il cinese e altre, l'unità di misura del ritmo è la sillaba, che in quanto unità di misura quindi tende ad avere una durata costante. Non esistono sillabe lunghe e sillabe brevi, o detto meglio, quando anche esistessero, non vengono percepite come tali dal parlante e quindi non hanno valore fonematico e non vengono sviluppate come basi di un metro o di un ritmo. Infine, la terza classe ritmica, ed in effetti una classe abbastanza minoritaria nelle lingue del mondo, è quella moraica. Ne fanno parte lingue come il latino e il greco classici, naturalmente, il sanscrito, il giapponese. In questa classe è la mora che stabilisce il ritmo. Questo significa che la lunghezza o la brevità di una sillaba non viene decisa dalla posizione dell'accento, ma viene decisa dalla tipologia sillabica. In parole povere, una sillaba di tipologia contoide-vocoide, tipo le ultime tre di questo verso, K, C, Ya, consonante vocale, è una sillaba breve, da una mora. Tutte le altre tipologie sillabiche, contoide-vocoide-contoide, contoide-vocoide-vocoide, o come le prime due di questo verso, kyo, natsu, considerate che in giapponese la U non si legge, è un prolungamento della vocale precedente, sono sillabe lunghe e quindi contano per due more. Ora, se voi date un'occhiata al numero abbastanza simile di unità metriche nei rispettivi sistemi di misura di questi tre esempi e lo confrontate con l'enorme squilibrio in lunghezza che ci sono tra essi, soprattutto tra il primo e gli altri due, potete avere un'idea di quanto profondamente l'appartenenza di una lingua a una piuttosto che a un'altra classe ritmica incida sulle sue forme poetiche. E quindi, concludendo,
uno stesso enunciato ha diverse lunghezze metriche a seconda appunto del metro che utilizzate per contarlo. Chiaramente, dopo gli studi di Pike, di Nesbor, di Neller, negli anni 60, gli egittologi, qualche egittologo, si è chiesto a quale delle tre classi ritmiche appartenesse l'egiziano e quindi quali fossero le leggi basilari della sua metrica. Chiaramente per rispondere a una domanda del genere noi dobbiamo innanzitutto in una lingua che non ha sticometria, in una lingua in cui la successione delle colonne o delle righe mira a occupare tutto lo spazio possibile senza andare a capo quando finisce il verso, noi dobbiamo innanzitutto individuare nella letteratura egiziana cosa è verso e cosa non lo è, e chiaramente all'inizio ci faremo guidare da criteri di tipo semantico, quindi andremo a cercare quei passaggi che più probabilmente di altri contengono un significato compatibile con un intento poetico, quindi inni, preghiere, testi di canzoni, piuttosto che rendiconti di magazzino, lettere ufficiali, liste d'offerta. Questo è un criterio iniziale abbastanza banale. Qui per esempio abbiamo un passaggio del dialogo tra un uomo e il suo ba, in cui il protagonista prefigura la sua sorte assolutamente benigna nell'aldilà. Dice: Tot mi giudicherà, gli dei saranno in pace con me, Consu mi difenderà in quanto scriba di diritto, Ra ascolterà la mia parola e farà fermare la barca sacra, si intende per farmici salire, Isdes mi difenderà nella stanza sacra, e proprio perché è così pesante la mia miseria, questa è un fardello che lui deve portare per me, e sarà dolce quando gli dei permetteranno ai segreti del mio corpo di andare via, o cacceranno via i segreti del mio corpo, si intende, lo ascolteranno, lo faranno parlare, che è un topic di tutto quanto il testo, viene ripetuto almeno altre due volte nel corso del testo, l'importanza del fatto che gli dei lo ascolteranno, lo vedremo anche più avanti. Quindi sicuramente un contenuto estremamente vivo, estremamente compatibile con l'intento poetico. Secondariamente possono intervenire criteri di tipo formale, e sicuramente quella parte del linguaggio naturale più vicina al metro è la sintassi, per cui noi cercheremo passaggi in cui la sintassi sia regolare. La regolarizzazione del respiro che scandisce gli enunciati è uno dei principali segni della presenza di un testo metrico. Se noi avremo enunciati molto brevi, molto semplici, che si alterneranno disordinatamente a frasi molto lunghe, complesse, magari ipotattiche, questo renderà molto meno probabile che ci troveremo di fronte a un testo metrico. Sì, nel senso, Dante è capace di occupare tre o quattro terzine con un'unica proposizione piena di subordinate, ma di solito nelle metriche più antiche si ha una scansione abbastanza regolare degli enunciati. Infine possono intervenire criteri di tipo stilistico compositivo, per esempio il refrain, che è una cosa che è un elemento compositivo al quale gli egiziani sono estremamente appassionati. Si tratta fondamentalmente di una struttura in distici dove il primo emistichio, o comunque una parte del primo verso, viene ripetuta nell'emistichio successivo e si ripete con una certa costanza all'inizio di ogni distico. Questo del refrain è un elemento che attraversa le più svariate epoche, lingue e culture, e che ha probabilmente origine nel campo della letteratura religiosa, nel campo delle litanie. Ciò detto, tuttavia, la domanda resta, anche una volta che tu hai individuato quali sono i versi, che versi sono? Quale dei tre ritmi si nasconde dietro quei versi? Ora, davanti a una domanda del genere, che appunto
presenta la difficoltà di avere a che fare con una lingua molto antica, non più esperibile acusticamente, tutti gli studiosi che se ne sono occupati, abbiamo all'incirca una ventina o una trentina di titoli in una bibliografia mediamente accurata, ma con tre teorie fondamentali, non hanno avuto dubbi nell'affermare che l'egiziano classico fosse una lingua isoaccentuale. E il motivo di questo è semplicemente che isoaccentuale era il copto, o è il copto. Dopodiché i vari studiosi si distinguono tra loro in base al modo in cui identificano il verso. Per esempio, per Fecht i versi egiziani hanno un numero dai 2 ai 4 accenti e sono organizzati in una successione di stanze. Per Foster non abbiamo un numero costante di elementi metrici, però abbiamo una situazione strutturale per cui ogni elemento è ripetuto nel un verso, è ripetuto nel verso successivo. E infine per Mathieu abbiamo una struttura a strofe, per lo più distici e tristici, con la caratteristica che ogni verso ha un numero di accenti superiore di 1 rispetto al verso successivo. Ora, il problema di queste impostazioni è che c'è un problema fondamentale, ed è che si basano esclusivamente sulla sintassi, e quindi sul sintagma e sull'accento sintagmatico, che in una lingua non più esperibile acusticamente, non più parlata, non è mai dimostrabile, o la cui posizione o le cui leggi non sono dimostrabili. Infatti, tanto Mathieu quanto Fecht, per poter far sì che quelli che loro ritengono essere versi abbiano sempre un numero costante di accenti, sono entrambi costretti a elaborare un numero di regole veramente alto, che ha come risultato il fatto che non esista praticamente frase egiziana che non possa essere trasformata in verso seguendo una delle 20, 30, 40 regole di Fecht. E questo portò lo stesso Fecht alla convinzione per cui l'intera letteratura egiziana, per letteratura intendo ogni documento scritto, comprese le lettere ufficiali dei soldati, fosse scritta in versi. Ora, chiaramente questa convinzione dell'isoaccentualità dell'egiziano sulla base dell'isoaccentualità del copto si scontra con almeno due difficoltà. Ora, chiaramente che il copto sia isoaccentuale è evidente, lo possiamo vedere dal modo in cui vocalizza le radici. Qui abbiamo un infinito in stato assoluto, qui abbiamo un sostantivo derivato di tipo rizoatono, cioè con l'accento sulla desinenza e non sulla radice, e vediamo che accadono tre fenomeni. Il primo, che la vocale lunga diventa breve quando perde l'accento. Il secondo, che cambia timbro e tende a un timbro centrale, e la centralizzazione è un altro fenomeno tipico delle lingue isoaccentuali. E terzo, non meno importante, che potete trovare soltanto nel guaiico, quello che gli inglesi chiamano undershot, cioè un ritardo delle corde vocali quando devono in una lingua isoaccentuale, quando devono pronunciare un'occlusiva sorda a ridosso dell'accento. Gli inglesi dicono table, non table. E questo è un fenomeno tipico e esclusivo delle lingue isoaccentuali. Quindi che il copto fosse una lingua isoaccentuale, almeno nel momento in cui venne messa, diciamo così, per iscritto, non ci sono dubbi. Però chiaramente noi sappiamo che le lingue cambiano e il medio egiziano è molto più antico del copto. Nelle lingue che noi conosciamo abbiamo un periodico cambio di classe ritmica. Inoltre esistono metriche miste che obbediscono sia alle leggi della sillaba che a quelli della mora, come ad esempio la metrica eolica, oppure la metrica gabrieliana delle opere italiane, dove è in realtà l'accento che gestisce il verso, più che le sillabe, che hanno un numero, possono avere un numero irregolare.
Secondo problema, che in realtà è quello più interessante, almeno dal mio punto di vista, è che questi approcci danno per scontato che quando abbiamo un numero costante di accenti abbiamo anche una metrica accentuata. Però non è così semplice. Noi abbiamo nell'esame latino classico, dopo Lucrezio, un numero molto regolare di accenti. Un esame latino di Ovidio e spesso anche di Lucrezio tende ad avere 5 accenti sintagmatici. Per cui, prima di dire che una metrica è isoaccentuale, noi dobbiamo prima escludere la presenza di altri elementi. A che cosa serve quindi il computo degli accenti? Serve a delimitare i versi, serve a rendersi conto di dove un verso finisce e dove ne comincia un altro. Se noi non conoscessimo l'organizzazione del latino, se noi non conoscessimo nient'altro del latino che una successione di consonanti e di sintagmi, sapremmo comunque che a ogni quinto sintagma un verso finisce e un altro comincia. È un'operazione fondamentale, ma non sufficiente. Come si può quindi fare questa operazione nei confronti di una lingua di cui non conosciamo la vocalizzazione? Allora, proviamo a fare un esperimento. Immaginiamo, riprendendo i versi dell'Incipit delle Metamorfosi, che Ovidio scrivesse in geroglifici. Questi versi si sarebbero presentati in una trascrizione egittologica in questo modo. Chiaramente noi la prima cosa che penseremmo è che per ogni consonante avessimo una vocale e che quindi per ogni consonante avessimo o una sillaba o una mora, comunque un'unità metrica, e quindi andremo a contare le consonanti immaginandoci un numero possibilmente pari a 23 o a 24. E chiaramente i conti non tornano. Ma perché i conti non tornano? I conti non tornano perché Ovidio scrive in geroglifici nel nostro esperimento. I geroglifici non notano le vocali. Non notano nemmeno quelle vocali lunghe che risultano da due vocali brevi un tempo separate da una radicale debole, che poi è caduta. Per cui tutte quelle radici concave o di ultima debole o di prima debole risulteranno con una consonante in meno. Noi a questo punto, per esempio, possiamo vedere che la radice mutare, che è concava, mogut, meut, mout, mut, in geroglifici apparirebbe così. E lo sappiamo perché una radice identica, che significa morire però in egiziano, è esattamente così che appare. Per cui se noi restituiamo al testo le radicali deboli, tutte quelle consonanti che, essendo per lo più semivocaliche, cadono e lasciano spazio a due vocali brevi che diventano per cluster una vocale lunga, i conti tornano. Ora proviamo ad applicare questo metodo al nostro passaggio del dialogo. Abbiamo visto che c'è un significato compatibile con un intento poetico, c'è anche una certa regolarità nella successione delle frasi. Possiamo ancora notare che c'è anche regolarità nel numero degli accenti. Sono sempre 5 e sempre 3 nella frase principale e 2 nella frase secondaria, per cui possiamo anche immaginare una sorta di o cesura o dieresi in quel punto del verso. A questo punto noi lo traslitteriamo per renderci conto della presenza di eventuali altri elementi. E già così possiamo notare che nella maggioranza dei versi abbiamo un numero costante di radicali. Cosa più importante, non solo costante nella somma finale, ma anche nelle somme parziali del primo mistichio e del secondo mistichio. Abbiamo 10 radicali nel primo, 7 nel secondo, per un totale di 17. Possiamo notare ancora che in due casi abbiamo una catena verbale aperta da un verbo trilittero e chiusa da un complemento, anch'esso trilittero. Ora, la formulaicità per il metricista è un tesoro, uno strumento fondamentale, perché per esempio in questo caso possiamo notare
che il verbo trilittero è seguito da un soggetto, il soggetto è diverso, ma in entrambi i casi un soggetto quadrilittero. Possiamo ancora notare in altri due casi che una catena verbale è iniziata da un verbo trilittero completato da un soggetto sempre quadrilittero, in questo caso lo stesso. E quindi in generale un primo emistichio è costituito da due parole trilittere e una quadrilittera. Anche laddove la regola sembra rotta, nel senso che c'è un soggetto di 5 lettere, di 5 consonanti, anziché 4, vediamo che una delle altre due parole c'è una lettera, per così dire, e la regola è rispettata. Ancora, abbiamo un altro verso con una parola trilittera al centro, ma la parola successiva non sembra rispettare la regola, se non che questo verbo è un verbo quarta infirme, medui, per cui basta restituirgli l'ultima radicale per avere il numero richiesto. Ancora questo verbo molto particolare, che nella interpretazione di Barca, di Quirk e di Loman è una scrittura parziale del causativo del verbo ger, quindi seger, far fermare, ha la caratteristica di essere un causativo di bilittero. E i causativi di bilittero, come possiamo vedere da hen, da men, da ger, eccetera, i causativi di bilittero hanno l'abitudine di essere quarta infirme. Per il penultimo verso, semplicemente fai un verbo terza infirme e non dobbiamo fare altro che aggiungere una terza radicale per ottenere il numero che ci aspettiamo. E per quanto riguarda il primo emistichio, fu Gardiner il primo a notare che il sostantivo preposizione che significa molto, in stato costrutto, ha la R come sonante ed evolve in cotto, come abbastanza normale per le sonanti in cotto, con una vocale palatale, chi. Ora, le sonanti sono consonanti abbastanza particolari perché non costituiscono mora, in quanto formano il vocoide di una sillaba, quindi si appoggiano alla mora precedente. Lo stesso possiamo notare per la successiva consonante, che in cotto ha un esito vocalico palatale. Per cui noi qui abbiamo due vocali, in realtà, di cui una insina lebre. La stessa metrica si ripropone con leggi simili in altri passaggi. Per esempio qui abbiamo una successione di distici con il refrain, con il loro amato refrain. Possiamo vedere che il primo verso di ogni distico presenta la stessa identica metrica che abbiamo visto finora. C'è ben poco da aggiungere, se non lo iod della terza persona femminile dello stativo e l'ultima radicale del verbo keni, che è appunto un verbo debole. Per quanto riguarda i secondi versi, possiamo ancora notare sì che i secondi emistichi sono sempre costituiti da una successione di tre radicali succedute da quattro, molte delle quali che finiscono in wow, non so se questo possa essere l'inizio di una sorta di rima o qualcosa del genere, mentre i secondi versi seguono la stessa legge ma con un metodo differente. In particolare noi qui abbiamo nel secondo emistichio sempre sei radicali e nel primo emistichio una successione di 7-7, 10 nel centro e 7 in fondo, per cui abbiamo evidentemente una successione di quartine. Per quanto riguarda questo verso molto particolare, noi possiamo notare che il secondo verso delle quartine centrali comincia con una successione di 5 radicali, una di 2 e una di 3. In questo verso noi abbiamo la stessa struttura, se non che manca la parte iniziale. È possibile che manchi qualcosa nella frase, perché in questo punto del papiro lo scriba si distrae un po', infatti questo UF è ripetuto due volte. È ripetuto una volta alla fine della colonna e poi lo ha riscritto dopo. In un altro passaggio noi abbiamo
anche in questo caso lo stesso ordine, semplicemente con la ripetizione del secondo emistichio più volte in una struttura strofica. E veramente noi qui non dobbiamo fare praticamente nulla, tranne aggiungere la desinenza del participio. Il resto è praticamente servito su un piatto d'argento, se non che questo passaggio è il più problematico. Perché noi sappiamo che queste sono delle sonanti, che questi sono dei verbi deboli, che qui abbiamo una wow, che qui abbiamo uno yod, che qui abbiamo due yod. Sappiamo che questi sono attacchi vocalici e non consonanti. Sappiamo che qui dobbiamo avere una vocale lunga, perché si tratta di un infinito e di due plurali femminili. Il copto ci dice che lì c'è una vocale lunga. Sappiamo ancora che lo yod del pronome enti è lungo, lo sappiamo dall'arabo, lo sappiamo dalle altre lingue della stessa famiglia. Sappiamo che questa particella accelerativa, che è imparentata con l'accadico amascia e con il musbu massi, ha in realtà tre radicali e non una. Per cui, e infine sappiamo anche che questo wow del participio in realtà non è quasi mai scritto, molto probabilmente è semplicemente vocalizzato, e semmai la mora che ci aspettiamo non è qui, ma nella prima sillaba del verbo, perché sappiamo che il participio dei verbi nelle lingue afroasiatiche è di tipo fa'il, cioè con vocale lunga sulla prima sillaba. Quindi in realtà questo schema dovrebbe presentarsi così, anche se il risultato è lo stesso, ma con molto più lavoro. Chiaramente qui abbiamo la vocalizzazione, chiaramente qui abbiamo per esempio un caso in cui lo yod, essendo seguito da consonante, non può fare mora, come non fa mora l'ultima parte della e lunga nella parola latina res, se la S è seguita da consonante. In quel caso, se noi abbiamo un verso latino dove c'è la parola res con la I lunga, se quella parola è seguita da consonante, quella parola vale esattamente come sed, che ha la I breve. Diverso è se res è seguito da vocale. E qui abbiamo questo caso, per cui la stessa iod, la stessa consonante debole, non vale qui essendo seguita da una desinenza, e quindi consonantica, ma vale qui in quanto seguita da una sillaba aperta, dove la wow del pronome è vocalizzata e per questo non scritta, ma quasi mai scritta in geroglifico, che non nota le vocali. Altri esempi ne abbiamo in altri testi, per esempio qui abbiamo Sinue. Come potete vedere, questo genere di metro, questo verso da 17 radicali o da 17 più 7, 7, 7, è tipico, o quantomeno io l'ho trovato per lo più in testi dal contenuto molto triste. Qui per esempio si parla è una lamentazione per la morte del faraone, che sta all'inizio del testo di Sinue. L'ho scelto perché ci rincontriamo due elementi che abbiamo già incontrato, cioè il verbo seguiri con l'ultima debole e il participio attivo del verbo fare, con gli stessi valori metrici che hanno negli altri testi. Ancora altri esempi possiamo avere, questo è un esempio interessante delle lamentazioni di Dur. L'elemento interessante è che questo testo è successivo a quelli che abbiamo visto finora e sembra cambiato qualcosa, nel senso che il numero finale continua a essere rispettato, ma c'è uno spostamento in avanti della cesura, in alcuni casi peraltro, non in tutti. Ora, volendo trasformare questa analisi che abbiamo fatto in uno schema metrico, la cosa più semplice è trasformare ogni sillaba, considerare, voglio dire, ogni consonante come vocalizzata.
tranne naturalmente lì dove sappiamo che c'è una vocale lunga necessariamente, e abbiamo questo genere di schema. Se però noi eliminiamo da questa schematizzazione tutte quelle vocali che sappiamo bene non essere esistite o non poter essere esistite in copto, noi abbiamo un fenomeno abbastanza interessante che è questo, cioè l'allineamento di tutti i versi, di tutti i fini di verso e di tutte le cesure. Vediamo che abbiamo un numero costante di sillabe lunghe e un numero costante di sillabe brevi, anche se non è obbligatoria la loro posizione, cioè non abbiamo una successione di piedi obbligatori. E abbastanza interessantemente, se noi prendiamo un qualsiasi verso di quelli, un qualsiasi schema metrico di quelli che abbiamo appena visto e lo dividiamo nei piedi fondamentali, noi abbiamo la corrispondenza tra accenti e piedi. Infatti 10 sillabe, perché tante sono, se andiamo a vedere, 6 sillabe nel primo mestizio e 4 nel secondo, 10 sillabe sono 5 piedi e quindi 5 accenti, ed ecco perché il numero degli accenti era regolare. La regolarità del numero degli accenti è quindi un fenomeno portato e non portante di questa struttura, ed è dovuta al fatto che, come norma generale, a parte le due dieresi fisse tra il primo e il secondo, tra il terzo e il quarto piede, e con poche eccezioni, ogni piede contiene una parola. Tirando le somme, quindi, a voler fare un'analisi di tipo morfologico e non sintattico sui testi egiziani che hanno probabilità di essere testi poetici, la metrica egiziana si presenta come quantitativa più che come accentuativa o sillabica, e questo fa pensare che probabilmente l'egiziano, o almeno l'egiziano classico, era una lingua moraica, e questo non dovrebbe stupire, in quanto nelle loro fasi più antiche le lingue afroasiatiche erano lingue moraiche, e la lunghezza o la brevità, la durata vocalica nelle lingue semitiche, nelle loro fasi più antiche, ha valore fonematico e lo ha tuttora in arabo classico. Non ci sono successioni obbligatorie di piedi, abbiamo detto, e non ci sono sedi ancilli, cioè a dire che, come nel verso giapponese dell'haiku, io devo avere 17 more, non 17 più 1 o 17 meno 1. Nell'esame noi abbiamo, per dire, 24 more, ma anche 23. Questo dipende dall'ultima sillaba, che può essere tanto lunga quanto breve, non è importante. Cosiddetto elemento di indifferenza. Qui, come nella metrica giapponese, non ce l'abbiamo, per cui l'ultima sillaba deve essere necessariamente da una mora se le altre totalizzano 16, e deve essere necessariamente da due more se le altre totalizzano 15. Questo elemento di una quantità fissa di sillabe lunghe e brevi, ripeto, se uno si basa sulle rese copte delle parole corrispondenti, è molto particolare, perché il numero fisso di tempi forti, ma la loro libertà di posizione, può far pensare, ma per questo ci vuole uno studio più approfondito e può essere una linea di ricerca suggerita da una cosa del genere, può far pensare a un tipo di musica a ictus anisocono, perché questa caratteristica è tipica delle tradizioni musicali a ictus anisocono, cioè un numero costante di tempi forti, ma che si alternano e si susseguono senza un intervallo regolare tra un tempo forte e l'altro, cioè senza poter usare il metronomo, per intendersi. Questi due elementi, cioè la quantitatività e la isosillaba, e diciamo la quantità fissa di sillabe lunghe e brevi, portano come dato, come conseguenza, la isosillabia, cioè noi abbiamo come effetto collaterale di una metrica che è basata sulla mora, ma che anche prevede un numero fisso di tempi forti e deboli, il fatto che abbiamo anche un numero fisso di sillabi, che è chiaro che se io devo avere tot sillabe lunghe e tot sillabe brevi, vorrà dire che io necessariamente avrò tot sillabe. E quindi e questo è un elemento che non è isolato, lo troviamo nella metrica greca libera, nella metrica eolica, lo troviamo anche nella metrica sanscrita.
In conclusione, da come ci si presenta, la letteratura egiziana, la metrica egiziana sembra essere molto particolare sotto questo aspetto della quantità fissa di sillabe lunghe e brevi, ma anche non strana, non isolata, perfettamente paragonabile ad altri sistemi, quindi perfettamente aperta a uno studio ulteriore e a ulteriori sviluppi nella ricerca su, questo, su questa particolare branca dell'egittologia che finora è stata ancora molto poco esplorata. E io spero di aver con questo breve excursus acceso qualche interesse in qualcuno che potrebbe anche proseguire nella ricerca. Ci sono diversi titoli che mancano, parecchi titoli che mancano, però la ciccia sta fondamentalmente in Fecht, Foster e Mathieu. Boudier è importante perché è stato il primo in assoluto a parlare di metrica egiziana, anche se in realtà lui si vive in Val Demonico. Vivendi è stato il primo a parlare di una metrica egiziana basata sull'accento. E quindi fondamentalmente questi nomi sono molto interessanti, anche se non l'ho messo in rosso, la confutazione della Lichtheim del sistema elaborato da Fecht. E questo è tutto. Grazie Stefano. Immagino che ci saranno richieste di chiarimenti, curiosità, o forse anche Lorenzo Valdiano. Io volevo sapere una cosa, sì. Quando Mathieu fece gli studi di metrica, riassunse un po', diciamo, le posizioni di Fecht e Foster, ma lo fece in relazione al distipetta metrico che lui trovò nei Canti d'amore, in particolare credo anche nel papiro Chester Beatty. Volevo sapere, visto che lei ha parlato anche di una certa tipologia di metro per argomento, per esempio un tipo di metro era associato a composizioni di tipo riste, orientazioni, esatto. Ora, ho capito che lei ha studiato sul dialogo tra Roma e Ba, però ecco, riguardo magari ai Canti d'amore, sapete anche qualcosa riguardo appunto una tipologia di metrica date gli ultimi, insomma, le ultime cose che ha detto che poteva essere tipica sia nel papiro dei servizi ma anche per esempio nel papiro Arabis a questo punto? Sì, allora, innanzitutto sì, bisogna dire che delle tre teorie fondamentali, quella di Mathieu è senz'altro quella meglio strutturata. Bisogna riconoscere che è senz'altro quella meglio strutturata, anche proprio da un punto di vista linguistico e da un punto di vista teorico. Anche se, ripeto, anche lui è costretto a elaborare un numero di leggi molto alto e talvolta queste leggi si contraddicono l'una con l'altra, o in certi casi contraddicono le leggi fondamentali delle lingue isoaccentuali. Su questo magari poi torno più avanti perché ci tengo a sottolinearlo, però intanto rispondo. Sì, allora sembra che io ho cercato nel dialogo, in Sinue, nelle lamentazioni di Burr, per quanto riguarda le canzoni d'amore, e il cosiddetto distico ettametrico di Mathieu è anche quello enneametrico, il tristico enneametrico, sono in realtà esatti nel delimitare il numero dei versi. Come d'altronde anche qui abbiamo visto che il numero di accenti ha una sua regolarità, anche se ovviamente in certi casi il numero viene a mancare perché alcune delle leggi di Mathieu non sono applicabili, però c'è una specializzazione a seconda dell'argomento. Per esempio, io non l'ho inserito in questo intervento, ma in Taotep noi abbiamo non una struttura artistici, non abbiamo sempre una struttura in versi innanzitutto, e nelle parti in versi, che sono quelle anche di contenuto più lirico, per esempio il famoso inno all'ascolto o quello di Valchiagia, hanno una struttura non artistici e tendono ad avere e hanno una successione di 12 radicali anziché 10 più 7, quindi verso continuo con 12 radicali, e questo potrebbe essere una tipologia di metro per la letteratura didattica,
Per quanto riguarda le canzoni, per quanto riguarda le canzoni d'amore, io lì ho trovato meno regolarità, ma sospetto che ciò sia dovuto a un cambiamento cronico della lingua. Io preferisco per il momento concentrarmi sulle fasi più antiche, che permettono, per il semplice fatto che coincidono, sono più vicine al momento dell'elaborazione del sistema grafico. Però sì, si può, almeno da quanto posso vedere in Taotep, si può pensare a una suddivisione in generi e di merito. D'altronde è perfettamente normale. D'altronde è perfettamente normale, in tutte le tradizioni metriche c'è una distinzione di metro a seconda del genere. Però io non mi affiderei più di tanto ai calcoli che fa Matere, in quanto alcune delle sue regole vanno gravemente contro alcune leggi fondamentali delle lingue isoaccentuali. Per esempio, una delle sue regole prevede che le radici reduplicate contengano due accenti. Questo è assurdo per una lingua isoaccentuale. Le lingue isoaccentuali si basano sull'accento di sintagma. Non è che siccome io ho una radice reduplicata, allora ho due sintagmi e quindi ho due accenti. Il sintagma è sempre uno. Se la radice è reduplicata o non reduplicata, a una lingua isoaccentuale non importa niente. L'accento sta per il sintagma. Per cui se Mathieu ha ragione nel dire che una parola più lunga o più complessa nella sua struttura morfologica occupa uno spazio metrico maggiore, e io sono d'accordo su questo, allora però ha torto nel dire che l'egiziano è isoaccentuale. Oppure se ha ragione nel dire che l'egiziano è isoaccentuale, regole come questa che lui stesso ha definito non sono applicabili, non sono corrette. Ne approfitto anche per chiedere proprio alla luce di questa cosa. Sì. Per esempio, per quanto riguarda la metrica greca, sì, differenti generi letterari avevano metriche differenti anche in relazione a quello che poteva essere, diciamo così, l'effetto prodotto. Mi spiego. L'epica o metro discendente, che è quello dell'esametro, la lingua greca è una lingua ascendente, quindi in qualche modo il metro stride un po' e dà quella sensazione di fuori dal comune, cosa che invece non ha il metro giambico, perché quando si va a teatro la lingua deve essere quella parlata di tutti i giorni. Quindi effettivamente magari anche su questo, sui testi più antichi, invece sui canti d'amore che sono nel nuovo regno, in neo-egiziano, e quindi con sicuramente una metrica diversa, probabilmente c'è anche differenza di registro secondo delle metriche che possono rispecchiare meglio una lingua e metriche invece che possono essere volutamente stridenti con la lingua stessa. Certo, ad esempio questo fatto del... Sì, nella metrica greca, ma anche nella metrica latina, Cicerone dice maxima ex parte siam vis oratio nostra consta. Quindi la lingua naturale è per lo più fatta di giambi. E quindi chiaramente un trimetro giambico si avvicina molto di più, in una resi si avvicina molto di più a un esame, comunque una successione dattilica o non so, una storia alcalica. Riguardo però quei testi c'è un problema appunto di passaggio di tempo. Io starei, diciamo, attento a considerare nello stesso modo un testo metrico, e sarà stato sicuramente un testo metrico, perché una canzone si suppone che lo sia, però del nuovo regno, con un testo metrico di epoca classica, perché sarebbe come considerare sotto lo stesso punto di vista i versi di Ovidio e i versi, non lo so, di Pomodiano. Sì, sono esametri, però che esametri, quelli di Pomodiano intendo. Cioè chiaramente nel frattempo, oppure pensiamo agli esametri di Paolo Diacono. Loro hanno la particolarità di avere 6 accenti e non 5. E veramente uno può riconoscere un esametro perfetto. Sotto ogni punto di quelli di Pomodiano sono un concerto di unghie sulla lavagna, però quelli di Paolo Diacono sono fatti bene dal punto di vista della successione delle quantità. Sono fatti molto bene, però si possono distinguere da quelli classici proprio perché hanno 6 accenti e non 5. Allora la metrica sembra esattamente la stessa. Ma cosa era successo nel frattempo? Era successo che il latino era passato di classe ritmica e quindi era passato alla classe isoaccentuale, e quindi
lui, Paolo Diacono, non vedeva i piedi, ma vedeva gli accenti, e quindi l'esametro erano 6 accenti. Però se noi lo studiassimo con lo stesso criterio, noi ci troveremmo di fronte all'apparenza che abbiamo lo stesso metodo. Qui io tenderei a periodizzare molto lo studio dei vari testi metrici e a cercare di studiare la questione soprattutto dal punto di vista sincronico, perché lì possiamo essere sicuri che le leggi, non dico per forza metriche, ma se non altro prosodiche, fossero le stesse. No, volevo intervenire nella discussione, perché la domanda di Lorenzo Guardiano effettivamente mette l'accento sul punto importante, no? Che è quello di considerare anche effettivamente se la tua, diciamo, teoria medica funziona anche su generi diversi. Tu giustamente dici le canzoni d'amore appartengono a un periodo diverso, a una fase diversa, però allora sarebbe molto interessante andare a cercare un confronto su testi dell'epoca di cui si è occupato tu, cioè del Medio Regno, che siano però non del genere lamentazioni o testi tristi, come dicevi prima. Per esempio, allora io ti suggerisco, nelle canzoni è un testo un po' lacunoso, però per esempio nelle canzoni, cioè nella tomba del Medio Regno del Desirante Bocard, c'è un testo, una canzone di Hathor, che io avevo pubblicato con Valerio Simili, però non mi ricordo se l'avevamo tradotta o ne avevamo soltanto parlato, e che potrebbe essere interessante da vedere in quest'ottica. Oppure, più semplice ancora, Sinue, il canto delle principesse che raccolgono Sinue a fronte alla fine. Beh, quello certo non è un testo triste, tra virgolette, quindi potrebbe essere interessante vedere questa cosa. Effettivamente è importante allargare, diciamo, questa analisi su, pur lasciando, come tu dici giustamente, il taglio sincronico, però è interessante allargarla. No, per esempio, sì, per esempio, allora io ho visto in Sinue, che più avanti, non li ho messi in questa presentazione, c'è sempre una costanza nel numero delle radicali, ma si distingue, per esempio, in due passaggi. La famosa laudatio del nuovo re e la descrizione della terra di Chiava. Quelli sono versetti, quelli sulla terra di Chiava sono versetti molto brevi, e mentre nel momento in cui descrive il nuovo re che va contro i nemici, che ne ammazza 20 con un dito e tutto qua, lì c'è sempre una successione molto più lunga, e questo non mi ha stupito più di tanto, nel senso che di solito l'epica ha un respiro medico più ampio delle regia o comunque della lirica. Però questi sono infatti proprio i passaggi successivi del mio studio comunque sì, naturalmente quello che sta venendo fuori per ora è che ci sono delle differenze per generi abbastanza chiare, e in Sinue noi abbiamo il metodo che abbiamo visto nelle parti lamentative, abbiamo il metodo che ho fatto vedere, che è fondamentalmente lo stesso che si è visto nel dialogo. Nelle parti epiche abbiamo un verso di maggiore respiro, e poi c'è un medio breve inno a questa terra di Ya, il quale ha invece versi più brevi, ma la costanza nel numero delle radicali è sempre presente. Il punto è che il numero è diverso, però è sempre quello. Quindi evidentemente sono diversi versi per diversi generi, e questo è sicuramente, andando a classificare, a verificare e anche a mappare la loro diffusione, è sicuramente il passo successivo di questa ricerca, anche perché di solito per quanto riguarda generi e numeri la distinzione non è poi così rigida, nel senso che se noi andiamo a vedere nella metrica classica greca e latina ci sono tipi diversi di tipi metriche che sono utilizzati per argomenti molto disparati, perché anche parlando dell'elemento più banale, l'esametro è tanto usato per l'epica quanto usato per quello che Orazio definiva il genere più vicino al discorso soluto, in verbis solutis numero, cioè la taglia. Quindi
bisogna anche vedere queste diverse somme di numeri, come si distribuiscono e come si mappano, nel senso che bisogna vedere un solo verso per quanti tipi di argomenti è valido. E questo è sicuramente il passaggio successivo della mente. Qualche altra domanda, richiesta di chiarimento, osservazione? Io in realtà un chiarimento lo vorrei sì. Proprio da portare alla mente. Quando facevi vedere le colonne 23 e 30 del dialogo, no? Dove per l'appunto quelle degli, del discorso di lei, dove si comincia citando questo appunto, no? Anche se prendi l'ultima, quando avevi fatto vedere come funzionava poi alla luce della tua analisi, questo. Allora, noi sappiamo bene però che gli egiziani questa parola non la pronunziavano Gehudi, ma sin dalle origini la pronunziavano Tot. Quindi come torna quando poi vai a fare il discorso finale? Cioè che... però la Yod è scritta nel testo... Sì, ma tra la D e la H, la D e la H non ci avevano nessuna vocale interposta quando tu hai fatto la fine. Allora, qui c'è un fenomeno fonetico... No, perché sappiamo che lì non cambia, dalle origini al mondo posto, quelle sono pronunciate tutti, i nomi degli dei sono stati... Sì, allora, il punto è che nel... Allora, per quanto riguarda la finale, chiaramente è scritta, ora sul grado zero tra la prima radicale e la seconda radicale ci sarebbe il fatto che nelle lingue, in generale è abbastanza raro, però esiste nelle lingue moraiche, ma nelle lingue semitiche con molta fatica, con molta malavoglia si fa cominciare una parola con due consonanti. Io tenderei a pensare, almeno guardandomi intorno sugli altri esempi della stessa famiglia, che il copto hot sia dovuto a un passaggio a grado zero successivo, nel senso che adesso prendete la vocale A come puramente esemplificativa, ma immagino qualcosa del tipo tahauti piuttosto che tahauti. Tant'è che in tutti quei casi in cui l'egiziano si trova a dover avere due consonanti con grado zero tra la prima e la seconda all'inizio di una parola, si può avere spesso il caso del cosiddetto iod prostetico, che di fatto poi è un aleph prostetico. Quindi rispetto a questo teonimo, no, questo teonimo, io credo proprio che il grado zero che il copto presenta nel corrispondente copto per l'appunto sia semplicemente dovuto al fatto che il copto, essendo una lingua disaccentuale, tende a o a distruggere completamente o a ridurre, centralizzare le vocali non accentate, soprattutto quelle protoniche, perché di solito è proprio in zona protonica che si crea il massimo della contrazione nelle lingue di questo tipo. A me risulterebbe, diciamo, quindi abbastanza strano che in antico questo teonimo fosse pronunciato tauti o qualcosa del genere. Mi sembra più affine alle altre lingue della stessa famiglia una pronuncia del tipo tauti. È difficile questo, cioè in realtà dovresti andare a vedere anche laddove abbiamo le testimonianze nel nuovo regno delle trascrizioni di nomi, di re, eccetera, eccetera, nel mondo per esempio in aramaico, eccetera, come funziona. Io però ho dei dubbi che sì, siamo nel nuovo regno, ma come ti dicevo prima, secondo i nomi delle divinità hanno una pronuncia abbastanza costante nel tempo. Mi sembra strano portare una cosa. Questa è l'unica. Dal punto di vista fonetico, i nomi delle divinità sono parole come tutte le altre, sono sottoposti allo stesso. No, per carità è vero che in certi casi, anzi, ci sono, adesso non ricordo il nome, ma in campo romanzo
è stato avanzato questo genere di obiezione, accidenti, adesso veramente non ricordo il nome, ma sappiamo che in campo romanzo c'è la famosa storia dei cultismi e delle parole naturalmente sottoposte alla trafila volgare, per cui magari abbiamo anche gli allotropi, cose di questo genere. Ma recentemente è stato proposto, per esempio, la parola rosa dovrebbe essere, lo sappiamo tutti, dovrebbe essere rosa, perché la O è breve ed è in sillaba aperta. E perché è rimasta rosa? È un cultismo. Ora, cultismo per il nome di un fiore così banale sembrerebbe strano, o quantomeno atipico. Si è proposto di dare un motivo religioso a questa preservazione della parola dalla trafila popolare, cioè per il fatto che il termine rosa appare nelle litanie, rosa mistica. E il fatto che l'uso di una parola in ambito religioso ne preservi, diciamo, la fonetica e la metta in qualche modo a riparo dalle trasformazioni fonetiche normali, può in qualche modo trovare una conferma in, questa, in questo esempio che ho fatto, se dovesse essere confermato che questo fosse davvero esaustivo. No, sì, è possibile sicuramente che ma, l'ambito religioso preservi la forma di una parola. Ma riguardo al nome di Tot, appunto, di cui si discuteva, mi viene in mente anche un'altra ipotesi, no? Che magari, visto che si diceva prima, no, table invece è una pronuncia diversa per gli inglesi, che è una T diversa, mi viene in mente, non è che possa esistere in egiziano il fenomeno del digramma, in cui per esempio due segni vanno a identificare uno stesso suono che però ha caratteristiche connotate diversi. Mettiamo i primi due radicali di geuti andrebbero invece ad essere un solo suono indicato da due. Per via dell'undershot? Per via del fenomeno per cui table è in realtà table? Sì, non per quello che è sempre semplicemente perché magari appunto in realtà alcune parole possano avere un numero diverso anche di consonanti, di consonanti che noi leggiamo semplicemente per il fatto che magari possono essere di grandi iniziali che noi adesso non riconosciamo più. Cioè, tot ce lo indicherebbe. Sì, è anche possibile. Pensando a parole che comincino con queste due consonanti, mi viene in mente Jedi, che è un termine utilizzato nei testi delle piramidi, che dovrebbe significare qualcosa come o persona che si occupa del grano o comunque una magazziniere di un qualche tipo. Si discute sul significato di questa parola, che sta in una particolare formula dei testi delle piramidi, dove si dice che il re è il Jedi dell'Ilei, Jedi Legend. La particolarità di questa parola, la particolarità grafica, è che non viene utilizzato il littero H. Quindi qui entriamo nell'argomento della mia, nel vero argomento della mia tesi, perché io sto studiando per esempio i fenomeni di omofonia analitica, cioè laddove due segni potevano essere scritti con uno e invece vengono comunque scritti con due. Ora io personalmente posso rispondere a questa proposta che mi fai solo con la mia opinione, che è l'approccio che sto dando al mio studio. Io penso che, come riteneva Gerb, i grafemi della scrittura egiziana stiano fondamentalmente per sillabe, cioè che la struttura fondamentale sia di tipo sillabografico, indipendentemente dall'essere o meno esplicitato il timbro vocalico. Ora, il fatto che questa parola in particolare sia scritta senza quel littero K mi fa pensare che la H e la L, che sarebbe la portoio da Vaccaio, non facessero parte della stessa sillaba, e quindi che la H facesse parte della V, facesse parte della stessa sillaba di G, e quindi con una vocale al centro. Questo mi fa pensare che G e H siano due radici.
radicali ben distinte in egiziano e non un gramma in qualche modo. Poi d'altronde qui abbiamo una scrittura ideografica e di solito abbiamo effettivamente una scrittura ideografica del nome di questo Dio. Qualche volta nelle scritture di piramide appare scritto in litteri, però di solito abbiamo e chiaramente abbiamo due segni distinti. Quello che mi viene da pensare è che in una scrittura fondamentalmente basata sulle sillabe, ma se anche io dovessi avere torto e fosse una scrittura effettivamente basata sulle consonanti, e se loro avessero inventato, diciamo, elaborato diversi secoli prima di tutti gli altri un sistema di scrittura che fosse riuscito a essere da subito di tipo consonantico, noi abbiamo un segno, una consonante nei sistemi di scrittura di questo caso, per cui un caso di questo genere sarebbe un unicum nel sistema, sarebbe sicuramente fuori dal sistema. Cioè, fenomeno... Non dico che non possa esistere una cosa che sta fuori dal sistema, però sarebbe un unicum. Un fenomeno modernamente diffuso, però effettivamente nell'antichità no. Cioè noi per esempio italiani dovremmo aggiungere al nostro alfabeto SC, che sta per esempio per, non so, scemo, ovviamente, no? Perché in realtà quella è proprio una cosa. Noi la scriviamo con un digramma, ma in realtà è un suono unico. Però effettivamente in antichità non è questo caso. Non abbiamo esempi di questo genere, perché, oddio, per carità, stiamo sempre parlando, ripeto, di lingue non esperibili, di lingue non ascoltabili. Per esempio, negli alfabeti greci antichi, negli alfabeti greci più arcaici, negli alfabeti rossi, tipicamente, noi abbiamo, ogni volta che abbiamo una occlusiva aspirata, noi non abbiamo il chi o il pi, ma abbiamo k, h, p, h. La cosa era talmente radicata nell'abitudine che anche quando introdussero chi e pi, continuarono a usare la p seguita dal p. Dalla chi e la K seguita dal chi, per cui per loro era l'H ma preceduta dalla K. Però, ripeto, in un sistema dovessi avere io ragione e quindi basato sulle sillabe, dovessi io avere torto e quindi basato sulle consonanti, si vuole che una consonante stia, che un grafema stia per una consonante, o se ho ragione io per una sillaba. Non per due di norma. Per cui sì, è possibile, ma sarebbe quindi un'eccezione, non che non possa esistere. Va bene, a questo punto ringrazio Stefano Vittorio, ringrazio tutti voi, ci vediamo alla prossima.